amici telespettatori, per la nostra rubrica editoriale Nuovo Appuntamento con la Cultura, sempre con la Cremeria Letteraria Lucera in compagnia di padre Giulio Albanese. Grazie per essere qui con noi per presentare il suo ultimo lavoro, Vittime e Carnefici in nome di Dio, un tema scottante. Padre Giulio, cosa l'ha spinto a scrivere questo libro? A capire che viviamo in un mondo villaggio globale e come cristiani, come credenti abbiamo una grande responsabilità, quello di capire che in fondo certi fatti e accadimenti che si verificano nelle periferie del mondo, per usare il gergo di Papa Francesco, ci riguardano e ci toccano da vicino. In altre parole, tutte le ingiustizie e le sopraffazioni che avvengono, pensiamo, sul versante medio orientale come anche nell'Africa subsahariana, sono fatti accadimenti geograficamente distanti, ma che da un punto di vista esistenziale e direi anche nella fede ci interpellano. Dobbiamo però stare molto molto attenti a dividere lo scenario tra buoni e cattivi, perché questa è la tentazione del manicheismo. Certamente i terroristi sono criminali, le loro nefandezze vanno condannate, però è anche vero che vi sono anche altre responsabilità. La verità è che spesso gli interessi di parte prendono il sopravvento. Noi stiamo assistendo ad una crisi oggi a livello planetario che direi innanzitutto e soprattutto ha una valenza antropologica. Cioè oggi non c'è solo la crisi sistemica per dire delle piazze finanziarie o del mercato del lavoro, c'è una crisi antropologica, nel senso che c'è tanta umanità dolente che viene immolata sull'altare dell'egoismo umano. Cioè, se da una parte è vero che ci sono minoranze religiose, non solo, che vengono perseguitate, ci sono anche tanti musulmani che vengono uccisi, freddati dai loro pseudo-correligionari, perché uno dei messaggi, tra parentesi, che lancio e che è segnato nel sottotitolo è proprio questo: non si può uccidere nel nome di Dio, tant'è vero all'interno Dio è scritto minuscolo ed è virgolettato. Però un altro aspetto che sicuramente va preso in considerazione è proprio questo, che spesso le persecuzioni hanno a che fare anche con il Dio denaro. Pensiamo alle speculazioni di borsa, al fatto che noi abbiamo assistito ad una finanziarizzazione non solo dell'economia, ma addirittura dei prodotti alimentari. E tutto questo acuisce a dismisura inedia e pandemia. Insomma, io credo che essere cristiani significhi anche essere cittadini del mondo nel nome del Signore e dunque avere questa grande sensibilità nei confronti di sfide che hanno certamente anche una valenza religiosa, ma direi in senso lato proprio antropologica, sociale, politica ed economica. Padre Giulio, cosa le è entrato nel cuore che non sarebbe mai entrato se non fosse stato in Africa? Quello che mi ha colpito di più è stato soprattutto il coraggio di tanti cristiani che, tra virgolette, vivono in vere e proprie Stalingrado, nel senso che vivono in situazioni persecutorie. E quello che mi ha colpito è non solo la loro fede, ma il fatto che non abbiano mai desiderato il male dei propri persecutori. E direi di più. Il messaggio che ho ricavato, soprattutto attraverso la testimonianza di alcuni missionari, è stata proprio questa: il missionario, il religioso, il cristiano non è contro nessuno, contro alcuno. Questo in sostanza che cosa significa? Che non dobbiamo cadere nella trappola della provocazione. Oggi ci sono questi famigerati terroristi dell'ISIS che in una maniera o nell'altra stanno strumentalizzando la religione per fini eversivi. E la cosa curiosa è che hanno risvegliato la coscienza dell'Occidente, al punto tale che l'Europa, un continente che fino a qualche anno fa aveva addirittura rinnegato le radici cristiane nella Costituzione europea, questa Europa, questa vecchia Europa, sorprendentemente, incredibilmente, per merito dell'ISIS, si è riscoperta cristiana. E questo per quale motivo? Perché questi fanatici, strumentalizzando la religione, vorrebbero davvero innescare un conflitto, un clash of civilization, uno scontro delle civiltà. Io credo che questa è un'eventualità che va scongiurata e che il nostro impegno deve essere proprio questo, quello di far capire, comprendere col cuore e con la mente che essere persone di religione, persone, donne e uomini di spiritualità,
significa essere a favore della vita, e quindi qualsiasi forma di ingiustizia, sopraffazioni, atrocità e altre nefandezze non possono mai essere legittimate dalla religione, indipendentemente dal fatto che uno sia cristiano, musulmano, induista e addirittura miscredente. Giulio, come possiamo frenare queste stragi di matrici terroristica? È necessaria maggiore coerenza da parte di tutti, anche perché questi movimenti terroristici vengono foraggiati, vi sono padrini, potentati occulti, o più o meno occulti, e il consenso delle nazioni non solo deve vigilare, dovrebbe avere il coraggio di osare. Questo non significa scatenare una guerra di religione, basterebbe intervenire per esempio sul sistema dei finanziamenti occulti. Non dimentichiamo che oggi c'è un sistema che si chiama shadow banking, sistema bancario ombra, che è fuori dal controllo degli stati sovrani e addirittura fuori dai bilanci. E poi ancora, inutile nasconderselo, vi sono molte incongruenze. Sappiamo che vi sono per esempio nel Golfo petromonarchie che appoggiano, finanziano queste formazioni terroristiche con cui l'Occidente, che piange le vittime per esempio di Charlie Hebdo, di Bruxelles, bene, con questi governi che fomentano, appoggiano, sostengono il fondamentalismo, è risaputo, di matrice salafita, bene, con questi governi l'Occidente spesso intrattiene proficue relazioni. Voglio dire, ci sono delle contraddizioni rispetto alle quali io credo è importante quantomeno interrogarsi. Un'ultima domanda, perché in tanti la vogliono ascoltare, la stanno aspettando, ma perché per l'ISIS è così importante la rilevanza mediatica? Eh beh, perché hanno capito che quello è il modo migliore per bucare lo schermo, e dunque loro prima ancora che uccidere con le armi e con le bombe, uccidono con le parole, con le immagini. Grazie, padre Giulio, grazie.